Per entrare in cucina. Ciao, ciao Marcello! Devo fare per te? Ciao! Buonasera. Un come si chiama? Un calzone, come si chiama? Va bene, un calzone. Va benissimo, ripieno, adesso gli altri non lo so. Sì, gli altri devono fare con la Lorenzo. Io dopo ce lo metto io là il calzone. Sai che quello. Vai tranquillo, Giuseppe. Prosciutto e funghi, margherite e vegetariano.
Ciao. Ciao Bianca. Che cosa? Porco Dio. Adesso che qui possiamo fare da fare. Carissimo, buonasera! Mm.
Vedete? Devi cantare fischiare ci vuole. No, devi cantare fischiare. Porco Giuda, adesso non è che mi chiedi. Accontentati. Io devo dire che tu ti prendi tutta la mano, noi vediamo. Tu devi sapere una cosa. Che a me quando fischiano e quando cantano mi dà fastidio. Ah sì. Però, allora, aspetta, però a te non me la fa sentire. Ah, ok. Allora posso continuare. Bravo! Senza problemi, no? Perché lo fai tu così? Invece io un altro me la fa sentire. Ah, sì. Ma tu non me la fa sentire. Ma io sono un bravo ragazzo, per me non te la puoi prendere, no? Giusto? Non me la fa fastidio, l'ho detto. Poi ci arriva qualcuno. In quella prepotenza che ci ho messo io, no? Senza ogni tanto, Giuseppe. Ah? Senza ogni tanto, sono sempre bravo. Sei sempre un bravo ragazzo, ho capito. Non facciamo troppo pubblicità che poi la gente ci crede. Come ti... Che ti fine se va? Molto. Ciao. Lorenzo, c'è una pizza solida a 118, cos'è? C'è un po' di zucchine. Un po' di zucchine. Sì. Hai calcolato il posto del punto? Hai calcolato il punto?
Renzo, vuoi un attimo qua? Sì. Sì, su stazione faccio il negro e il bianco. Vedi tu vuoi? Mi siamo ieri. Il bianco vuole. Bianco vuole. Allora faccio il bianco. Tu vuoi? Incerto. Vuoi il bianco? Ah, se vuoi sentire un po' il bianco. No, vuoi, non faccio io. Ok. Uno, due, tre, no? No, ok. Allora fai ragione del cito bianco qua. Due gesti di fare la sera. Con gli occhi non bianco. Perché gli occhi non bianco sono fatti? No, subito. Non vado subito, non è qua. Ok, due gesti di fare, eh. Perché, fai uno studio qua. Lo solito? Il rosso, cresciuto come sarà. Metti pure i carciofi, un po'. Sì. C'è poco, però se uno non sta attento, non ir in mezzo. Ciao a tutti, buonasera, eh. Sono, aspetta, chiudo per perfetto, eh? La signora poi se non lo vuole vedere. Cinque? Sì.
l'avevo detto io già. Ciao Marco. Pensa, mi ci fermo, posso fare? Ah. Tre volte l'ho spalato il viale. Eh? Il viale l'ho spalato tre volte. Montagna. Nel momento giusto andate e a casa là dove voi sera. Bravo. Da noi come che serve la mi spera giù un euro marito. A casa mia andate. Andate e basta. No, basta. No, e basta. Non è che pronto. Basta. Ah scusa, avete fermo, posso fare il Rese 17? Fabio, quando è? No? Facciamo un po' di tempo, no? No, quella che ci ha preso lì. Questi ci sono le questo è quello della tua. Facciamo un po'.
uscire, no? Comunque noi qui lunedì mattina il lavoro ce l'abbiamo assicurato, eh? Sì. Abbiamo messo la legna lì sotto la distesa, perciò è asciutta. È riuscito a mettere la coperta? È tagliato, è da tagliare, capisci? Sì. Dai lo spazio di legna anche? Sì. Che? Dai. A me? Madonna. Secondo te? Quando si deve fare l'economia, si deve fare l'economia in tutti i modi. Quanto ci vuole per un sacco legno? Adesso sono un po' fuori. Mi dovrei informare. No, vabbè. Per curiosità, così. 11 anni fa ho usati, cioè di quelli cuciti dalla Fiat, oppure che hanno qualcosina, non sono più proprio andate in chiesa, per le mancate. Ecco qua, un po' troppo.
Olio. Il gnocchino professore, come andiamo? Sì. Scusa, se tu faccio 5 cose di assetto, no professore? Molto bene. Ok, grazie. Ti saluto, buona serata. Intanto voi, buon lavoro. Alla prossima, ciao. Okay, ciao, ciao. Allora, io, e Serafina, vuoi subito la batta? No, ah, che sta che c'è un biglietto, ma qui, e sta che nuvola, non vado a casa. Carissimo! Ciao, Stefano! Ciao! No, che pasta? Informissima. Mario, un pochino ci spinge per dire. Sì. Eh? Ok. Sì. Fabio, è pronta la pizza? Già pronta? No, finita. Franco, se ci metti tanto un po' di... Di olio? No, un po' più di prosciutto crudo. È sempre giusto giù. Ma da buttare via quello? Sì, infatti. Ok. Considera tutto e mezzo metro. Ok. C'è Renzo, mi chiudi lui già? Ci faccio mettere il petto del prosciutto crudo. Facciamo un po' di gnocchini. Che dice, carissimo? Qui magico grande, ciao!
secondo non è pronto ancora. Non è ancora pronto? No. Allora. Chi viene? Il tuo socio? Guarda, lui è una vendita di milioni. Ha detto subito brutto, vai là che arrivo. Ha cominciato già a prendere la pensione il posto. Ciao, buonasera. Fabrizio? Fabrizio. Fabrizio, se non sei già andato, ci vado nel maggio. Benissimo. Mi parlo male. Secondo me dovrebbe esserci già arrivato, Secondo me era questo o un mese prossimo. Non c'è che è rimasto a casa 2 anni, sì. Quello che fino a bianco sei stato sul quarto marzo. Quello che fino a bianco. Sei stato sul quarto marzo. Io sono arrivato a 42 anni di un uomo, stavo indietro a fare. Lasciavo la casa, arrivavo io, anche lui è già in pensione, no, è giovane. Lui... Oh, per lui ha avuto la lavoro, però 10 anni. No, lui c'è ancora, ma è finito là a Prato. A Prato? Settimane fa, lo sai che mi incontrato? Cassoni! Cassoni? Lavora ancora! È andato a cosa lui adesso? Di più fonti? Io ho invitato, comunque i ragazzi lo vedo. A Isa? È andato a Isa? Non parlo di nessuno. È andato a Isa? Cassoni è andato a Isa. Ah sì? Ciao bella gente. E prendi il pane, Il pesce? Abbiamo mangiato sempre, a mattina c'è poco. C'è poco. Ma è una che di San Marino, era lei, e gli ho detto porca miseria, perché te che sei incorporato, comune di San Marino stai qui in Italia, cioè io sarei andato a San Marino qui. C'era un militante che viene tutto a me. Quella cosa. Da 30 anni che si può fare. Sì, sì, no, lui non sa. Ma il pane, che macchina, non teneva? Lui ogni tanto o per un compleanno o per un ricorrente o per un'altra cosa, cioè arrivava la pizza, arrivava il saluto, arrivava il nuoto, arrivava sacco di nozze. Giuseppe, come sto io? Vedi subito un po' lungo. Non lo so come sta. Te l'ho chiesto. Te l'ho chiesto, come non mi hai. Io ti ho fatto la domanda. Come stai te? Non mi stai bene. Ah,
Ah, beh, allora siamo a posto. E secondo me è un stanotte? Quando finisco di lavorare? Stanotte vado a votare il primo io. Chi il primo? Chi il primo devo essere io a votare? Lo devo fare? Stanotte faccio nottata. Domani mattina alle 6 devo votare io. Se te tu non basta. Basta qui. Allora niente, dai! Se ci vai... A Polonia, eh? Polonia! Ditemi tutto. Ma come fai a prendere il Ehi, che ormai hai fatto di plastica. Se lo guardi, tu sono infatti. Non ci interessa a noi. A noi non ci interessa. Diceva che soprattutto... Però lui ha dovuto mettere su anche delle cose, degli accorgimenti, delle pompe, pompette. Ma stesse. Però, ecco, fino all'ultimo, sarà mostrato che... la zucca, ma sai qual è il discorso? Dici tutto, dimmi tutto, è come il buon Dio. No, lui ha un talento che ha esagerato. Sì,
altro venire. Ciao Anna! No, Jackie! Scusa che non ho risposto, però ero fuori la stasera, capisci? Ero fuori che stavo spalando. Alla tavolata, Franco, 115, chiave? 115. Non sto facendo, non sto facendo. C'è una pizza, pronto, c'è una pizza. C'ho un biglietto. Ah? C'ho un biglietto. Sapore di bosco. Batteno tutto, batteno. Sì. Ma mi sembra normale, mi sembra normale, sono tre, altre tre minuti.
andavi con... Sì, 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 porcini e con gorgonzola. No, no, non mi piace, Non mi piace proprio. Grazie. Se lo occupiamo bene. Lorenzo! Se lo viene.
interrompo la scala che è a stella, sì. Sì. Però prima va a fare la tavolata, Maria. Ah, figlio, ok, grazie. Ci faccio un regalo che vuole grande. Cosa faccio? Insomma, un bel da capire. Io che c'ho? Basta. Non mi chiedo tutto ciò. Buonasera a tutti, signore. Ciao, ciao, ciao. Poi ci abbiamo una piega, due piega, una, fammo da prima, due, lancetta, la sola che vuole? Un calzone in forno ancora. Com'è, Bastiano, bianca? Ah? Sì, sì, ci sono. Thank you.
Capogola, eh? Com'è? Dime. Rosso. Senza mangiare. Signor Rosso, mi chiami conosciuto? Ma questo tu in cucina, lo mettiamo... Guarda, lo metto in fuori, però non c'è una Mi dice non Sì.
Thank you.